una prova a cui vengono sottoposti giornalmente tutti i luoghi, ma non tutti sanno cavarsela perché non conoscono il prodotto. Il carciofo, adesso finisco di mettere questo, il carciofo va pulito nella seguente modalità. Inquadriamo il prodotto finito, intanto Salvatore. Ecco, questa è la perfezione della pulizia del carciofo. Perché come diceva Nona, non bisogna spogliarlo più di tanto. Perché è vero che è un ortaggio invernale, è d'inverno però fa freddo. Se non lo spogliamo troppo, ci precludiamo di mangiare nella sua interezza il sapore del carciofo. Per cui io direi che quando arriviamo a vedere questo giallo, ci dobbiamo fermare. Il carciofo parte da questa intensità di colore, diciamo tra il verde, il viola, eccetera, e arriva piano piano, arriva, ecco, andiamo a scoprire, eccolo qua il giallo. Quando abbiamo scoperto il giallo ci fermiamo e procediamo alla mondatura del gambo. Il gambo io lo pulisco così, dall'alto verso il basso, seguendo la naturale curva del carciofo, ecco qua. Procediamo lentamente, possiamo usare anche un economo da cucina, possiamo usare un pelapatate eccetera per fare una cosettina più fina. Una volta arrivati qui, se poi vogliamo fare un po' i meticolosi, così, facciamo pure questo lavoro di pulizia ulteriore che ci dà anche una montatura più perfetta. Poi, cosa che non si fa mai dentro la cucina, io taglio coltello sull'acciaio, non lo fate. Poi andiamo a prendere, io sono un bissaniano, il limone non ce lo metterei come il maestro Gianfranco, però onde evitare l'ossidazione del prodotto, mettiamocelo perché purtroppo piace la roba bella e non buona qui. Allora ce l'andiamo a mettere. Io ce ne metto pochissimo, giusto per evitare questa che si ossidi. Mi perdono i maestri bissani, però purtroppo qui è richiesta anche una certa estetica. Ecco qua il carciofo nella sua poi qui a parte abbiamo preparato, poi se vogliamo fare proprio i pignoli andiamo a scavare con un cucchiaino per togliere la barba, perché comunque è fastidiosa in bocca la barba. Eccola qua, io faccio questo movimento rotatorio e la esco e la pulisco sempre in maniera molto igienica, pulendomi addosso alla cassetta. Ecco qua. Per cui poi dopo se vogliamo fare il carciofo alla giudia si sfragna.